Allora, buongiorno. Avevamo programmato questa riunione una settimana fa, quindi vi abbiamo comunicato che io avrei fatto un punto della situazione che era propedeutico a ritornare a fare le cose che abbiamo sempre fatto in termini di comunicazione e di conferenze stampa. La comunicazione sulla riunione di oggi l'abbiamo fatta una settimana fa, non perché volevamo che foste in tanti e organizzarvi i vostri impegni, perché volevamo evitare le ennesime speculazioni, perché se l'avessimo comunicata lunedì poteva essere funzione del fatto che avevamo vinto o avevamo perso contro il Cittadella. Noi le cose le programmiamo non in funzione dei risultati, ma degli obiettivi e delle cose che ci prefiggiamo di fare. Quindi abbiamo detto che saremmo ritornati a parlare per fare un punto sulla situazione dopo aver fatto decantare per una quarantina di giorni una situazione che non ci piaceva affatto. Quindi capivamo che c'era un po' di disinformazione sulle cose che stavano succedendo, tutti parlavano, tutti esprimevano, tutti si avocavano responsabilità che non avevano oppure scaricavano responsabilità che avevano. Parlavano in troppi e noi in quel momento abbiamo preferito limitarci a pochi comunicati, ma che non potevano essere non interpretati come erano scritti, per cui le cose che dovevamo dire in quel momento le abbiamo dette attraverso forme scritte. Abbiamo deciso di far decantare questo per proteggere la squadra e lo staff in un momento che diventava delicato per quello che stava succedendo, perché la chiusura dello stadio portava ad una mancanza di attenzione da parte dei tifosi, degli spettatori che avevano dei motivi di protesta per quello che stava succedendo sulla limitazione della capienza. E tutto sommato, noi che ne eravamo una vittima, avevamo anche noi l'obiettivo e la facoltà di poter protestare per questo fatto, perché eravamo le uniche vittime di una situazione che si pregiudicava attraverso altre situazioni che diventavano ancora più negative per noi. E poi abbiamo avuto questa sensazione di isolamento, una sensazione che così sembrava che le cose che riguardavano la squadra, che riguardavano il Pisa, interessassero solo a noi, e se interessavano solo noi, perché parlare? Perché parlare con altri? Interessava solo noi, quindi ne parlavamo tra di noi. E questa situazione ha sorpreso chi, come me, non è abituato, no? Alec Naster si stupì di questo disinteresse, come se a nessuno interessasse gli sforzi che gli azionisti avevano fatto, che stavano facendo. Nessuna disponibilità da parte di nessuno. E per me questa era una situazione che ho detto a lui, a cui mi ero abituato 7 anni fa quando sono arrivato, ma per lui che era nuovo di questo contesto, non nuovo di partecipare a iniziative sportive, perché ha partecipato a iniziative più importanti di Pisa e sta partecipando anche in altri paesi a situazioni anche più importanti, ma che non era abituato a questa situazione che lui ha giudicato non accettabile, quasi incomprensibile, no? E quindi noi abbiamo deciso di isolarci un attimino per permettere che si decantasse, per arrivare a oggi, quando io vorrò, alla luce di quello che è avvenuto, precisare alcune posizioni nostre della società. Io ero abituato a questa situazione perché 7 anni fa, quando decidemmo 7 anni e mezzo fa, di venire a Pisa, decidemmo, dopo lunghi pensamenti, pensamenti che ci portavano a dire: ma perché facciamo questo in una situazione dove non c'era niente di positivo? C'erano debiti, non c'erano giocatori di proprietà, quelli che erano sotto contratto erano o anziani o malati,
non c'era un centro sportivo, non c'era uno stadio, non c'era niente. Era una delle poche realtà che avevamo contattato dove non c'era niente. C'era solo un bel tifo, c'era un bel ambiente, e noi forse abbiamo fatto questo investimento proprio perché c'era l'unica cosa positiva era l'ambiente che avremmo potuto trovare. Io mi ricordo che quando il sindaco Filippeschi cercava di convincermi a non soprassedere alla volontà di fare questa operazione, io ero poco convinto, Ricci poco convinto, poi diciamo che mio figlio interpretò altre situazioni sul progetto sportivo e ci convinse, ma disse Filippeschi, ma sa che lei mi sta dicendo fa la città, una bella città, tutte queste cose, ma non avete uno stadio, non avete un centro sportivo, non c'è un campo dove andarsi ad allenare, io ho visto dove si allenano. E San Piero Grado di allora non è quello di oggi, dove noi abbiamo messo più di 1 milione di euro investendo a casa dell'università, quindi non è casa nostra. Ma l'abbiamo fatto perché non si può partecipare a un campionato di Serie B nelle condizioni in cui si è trovata questa città e questa squadra, che forse è stato misinterpretato un concetto che qualche settimana fa Giovanni ha detto. Questa è una città che per le infrastrutture sportive è stata arenata per 30 anni. Non c'è un campo dove potersi ad allenare se piove. Questa è una realtà di fatto. Chi ha amministrato deve pensare che l'attività sportiva si svolge attraverso campi sportivi, quindi pensare a qualche struttura sportiva, specialmente se si vuole avere una squadra con ambizione. Però l'allora sindaco Filippeschi mi dice, ma non si preoccupi, verremo incontro, le daremo tutto il sostegno per... Il sostegno è stato quello di arrivare e dover assumersi 800.000 euro di debiti, perché se no non giocavamo la prima partita contro la Ternana. Non c'era l'impianto di illuminazione, quindi l'abbiamo fatto in 15 giorni con una visita dell'ingegner Longhi della Lega, che ha dovuto autorizzare il grado di visibilità per poter continuare il campionato. Abbiamo rilevato delle spese che competevano al comune e che aveva anticipato NGM, quindi NGM, che era la società di pubblicità, la società che metteva i LED, aveva anticipato questo per dare una mano, però arrivati noi l'abbiamo sostenute noi. E quelle spese le abbiamo recuperate per il 50% dopo 2 anni, e poi ne parleremo quando parleremo dello stadio. Questa mattinata tratteremo questi vari argomenti, compreso quello dello stadio. E poi io ho trovato degli uffici che ho scoperto erano gratuitamente dati in affitto alla società precedente. Nel momento in cui siamo arrivati noi, la gratuità si trasformò in 40.000 euro di affitto, e quindi noi provammo a cercare una soluzione alternativa perché ci sembrava esasperatamente costosa. Il sindaco ci offrì la possibilità di uffici a Sesta Porta, facemmo un contratto con questi uffici e dopo qualche anno scoprimmo che stavamo pagando una tariffa di canone del 35% superiore a quello che erano le tabelle della Camera di Commercio, per cui andammo a ritrattare anche questo. Ecco, questi sono gli aiuti che sono stati, ma noi non aiuti, gli ostacoli che sono stati frapposti a chi veniva a investire per creare un progetto sportivo che al Pisa mancava da 30 anni, da 35 anni, quindi questo è quanto. E quindi ho cercato di far capire ad Alex, che non capiva questa situazione, che purtroppo il disinteresse è una cosa che ci ha colpito, ma a questo punto vediamo qual è la situazione che sta a contorno, quella che viene rappresentata da voi, dai media, no? Quindi credo che il media ha tutto il diritto di dare delle chiavi di lettura, di essere dare delle valutazioni soggettive, oggettive, devono essere oggettive, ma sono soggettive della persona, ma mi sembra normale. Però dobbiamo anche fare delle considerazioni di
di carattere più generale, che l'interpretazione dei fatti deve adeguarsi ai momenti, ai tempi, alla società che si ha di fronte. E quindi si può parlare dei risultati, ma a volte sentire certe valutazioni sul risultato sportivo ci lascia perplessi, perché se noi come azionisti ambiziosi possiamo essere magari moderatamente soddisfatto di certi risultati che ci vedono una situazione di normalità, credo che l'ambiente e i media dovrebbero essere ampiamente soddisfatti, perché un ciclo di positività di 5 anni come sta vivendo questo Pisa se lo sono sempre sognati, non l'hanno mai vissuto. Dopo 30 anni di isolamento nelle categorie inferiori, passando da 2 fallimenti, da società che nottetempo sparivano, da società che erano gestite in una situazione di precarietà costantemente, io credo che se noi possiamo anche essere parzialmente soddisfatti, certamente l'ambiente deve essere eccezionalmente soddisfatto di quello che si sta vivendo, eppure si va a cercare magari il pelo nell'uovo, no? Ma noi abbiamo l'ambizione di andare oltre, ma di andare in una maniera coerente, corretta. La storia del calcio italiano è fatta di successi raggiunti velocemente, ma il nostro è già un successo velocemente, perché noi siamo da 5 anni in Serie B, sostanzialmente siamo dentro a un calcio che conta nella maniera dovuta, con il rispetto di questo movimento, in una Serie B che non è più la Serie B di 5 anni fa. Questa non è più la Serie B di 5 anni fa, questa è la Serie B dove partecipano i Palermo, i Bari, la Sampdoria, non ci sono più, non me ne vogliano gli Entella, i Pordenone, qui ci sono città che hanno 600, 700 mila abitanti, che nelle partite in casa hanno 30, 35 mila persone, e sono città che devono avere l'ambizione, perché hanno frequentato la Serie A negli ultimi 10 anni più volte della Serie B. Non sono squadre che sono state in Serie C, qualche volta sono andate in C2, qualche volta sono fallite, sono ripartite dall'eccellenza, sono state in un calcio più importante quando il calcio era pre-industriale. Dopo il 90 il calcio è diventato industriale, le squadre sono diventate delle società, e quindi è un altro calcio, è un calcio che è fatto di gestione, che è fatto di piccoli particolari, e questo i media non si sforzano di metterlo in evidenza, come non hanno messo in evidenza, magari cercando di andare a capire quale poteva essere la ragione del silenzio stampa, no, magari qualcuno si è permesso di giudicarlo senza andarne a capire la ragione, magari provare a interpretarla, magari qualcuno riusciva anche a interpretarla nella maniera giusta, perché per fare il giornalista si può essere o specchio o finestra. Se sei finestra permetti a chi guarda dalla finestra di vedere il mondo, se sei specchio rifletti solo te stesso, e quindi forse noi dobbiamo essere un pochettino più finestra, cercare di far capire quello che avviene nel mondo, quello che avviene nel panorama competitivo, e questo non è stato fatto, ma questo è solo per... Allora, dicevo, se noi moderatamente possiamo anche essere parzialmente soddisfatti, certe cose le vogliamo fare in una maniera diversa, poi abbiamo vissuto anche un anno particolarmente difficile in termini di attenuanti, perché sappiamo che certi infortuni, 5-6 legamenti, non capitano tutti gli anni. E quindi, però noi non abbiamo voluto cercare queste attenuanti, e devo dire neanche chi lavora in società le ha volute cercare, quindi noi siamo andati avanti cercando di superare ostacoli, di superare difficoltà, cercando di correggere le cose che possono andare meglio, cercare di essere coerenti su quello che abbiamo voluto fare. Abbiamo voluto riaprire una progettualità nuova, con interpreti nuovi, con giocatori nuovi, con un allenatore nuovo che cambiasse il modo di
interpretare il gioco in funzione di quello che sarebbe potuto o potrà essere anche una crescita ulteriore. Quindi devo dire che noi siamo andati su una strada che deve essere interpretata, quindi il linguaggio deve essere quello che serve per interpretare nella maniera giusta le cose. Quindi io leggo i giornali, quindi lunedì dopo Cittadella ho letto, adesso non mi ricordo se lo recito bene, che Pisa operaio sbanca Cittadella, una roba di questo genere. Cosa vuol dire Pisa operaio? Non so. Pallalunga pedalare, no, il Pisa è stato quello delle altre volte, perché a chi ha scritto quello vuol dire che non ha visto la partita o non l'ha capita. Il Pisa ha tenuto il 60% il possesso di palla, ha tirato 16 volte contro i 4 volte del Cittadella, ha fatto 5 azioni da gol contro 0 del Cittadella e il Cittadella non ha mai tirato in porta dopo aver giocato la settimana, 3 giorni prima a Venezia, aver fatto, l'ha detto il suo allenatore Gorini, 24 tiri creando 4-5 azioni di gol prendendo 2 pali e con noi non ha tirato. Quindi noi abbiamo giocato come giochiamo sempre, abbiamo giocato con il fraseggio, ha cercato e abbiamo fatto quello che altre volte non abbiamo fatto, abbiamo fatto un gol che ci ha fatto vincere, abbiamo continuato a fare quello che abbiamo fatto in altre partite, abbiamo sbagliato 4-5 occasioni da gol perché sennò finiva 4-0. Quindi non è un Pisa operaio, è il Pisa di sempre, è un Pisa che ha vinto, altre volte aveva perso, qualcosa ha pareggiato. Ma se uno scrive Pisa operaio, chi non ha visto la partita pensa che è cambiato qualcosa. Abbiamo giocato in una maniera diversa, abbiamo giocato esattamente come giochiamo sempre, non abbiamo cambiato di una virgola. Forse abbiamo giocato più sereni perché abbiamo giocato in trasferta, questo certo. Quando giochiamo a Pisa, dopo pochi minuti non riusciamo a fare un passaggio a ritroso perché sentiamo brusio. Ma il nostro gioco passa da un certo tipo di meccanismi che ragazzi giovani, che a Pisa abbiamo, a Cittadella abbiamo schierato 7 giocatori, quindi sono scesi in campo 7 giocatori nati dopo il 2000. Anche queste sono osservazioni che magari qualche volta qualcuno potrebbe fare e cercare di capire, però questo voglio dire è solo per capire come anche i media non è che creino delle opportunità, anzi creano delle situazioni di malessere che poi si ripercuotono quando la squadra va in campo, che si ripercuotono con i brusii, con i vocii, con le situazioni. A tutto questo se aggiungiamo che giochiamo in uno stadio che normalmente è caloroso e non lo è, perché chiaramente lo sciopero della curva porta un danno sotto il profilo del sostegno alla squadra incommensurabile, perché noi sotto l'aspetto economico non perdiamo niente perché abbiamo venduto gli abbonamenti, ma noi cerchiamo sostegno, non cerchiamo ricavi dal sostegno che dobbiamo avere, però credo che sotto questo aspetto non è che aggiungiamo valore, ne togliamo un pochettino e quindi lo dimostra il fatto che fuori casa abbiamo fatto 20 punti, in casa abbiamo fatto 14 punti. Se il rendimento che in Serie B in casa è del 25% superiore alla trasferta, fosse per noi uguale, avremmo 6 punti in più, 7 punti in più, saremmo vicini al Palermo, però queste sono le cose che purtroppo in una situazione, ecco, sempre riguarda il vostro mestiere, devo dire che quando poi il media, anziché essere oggettivo, anziché cercare di essere finestra, anziché specchio, diventa addirittura avversario e le cose diventano gravi. E qui noi alcune cose ci hanno davvero amareggiato. Il leggere interviste che pretestuosamente vogliono trovare qualcuno che parli criticamente di quello che sta facendo la società è gravissimo, nella misura in cui si intervistano persone radiate dal mondo del calcio. Radiate dal mondo del calcio, è vergognoso che qualcuno vada a intervistare dei radiati dal mondo del calcio.
già intervistare chi ha fatto il calciatore chiedendo un parere sulla gestione di una società è come chiedere a un muratore di progettare un palazzo. Però il muratore ha esperienza, ma i radiati, capisco che come giornalista siete stati per 20-30 anni abituati ad avere interlocutori, società con persone inibite, società con persone agli arresti domiciliari, società con persone radiate, però dovete cambiare il registro perché di fronte non avete più i radiati, di fronte avete persone, imprenditori per bene, che operano in maniera chiara, che vogliono arrivare al risultato seguendo i regolamenti e la correttezza. E quindi a noi questo disturba tantissimo. Disturba che alla vigilia di una partita importante come a Cosenza, qualche giornalista, io lo chiamo così, dica che due allenatori sono pronti a subentrare da Aquilani, facendo addirittura i nomi di persone che noi non abbiamo mai conosciuto e mai sentito in 6 anni, neanche in un'intervista. Questo è grave, prima di una partita. È irrispettoso verso chi lavora, verso i professionisti che lavorano, e potrebbe avere un senso se la fonte e se la ragione della documentazione fosse vera, ma quando è falsa è peggio ancora. Quando si dice che Beruatto non va a giocare perché vuole andare via dal Pisa perché ha un'offerta importante, quando invece Beruatto è all'ospedale che si cura una caviglia con documentazione scientifica e per 20 giorni non può giocare a calcio, quando si dice che Touré non gioca perché vuole andare a giocare in Serie A, queste sono bugie, queste sono fandonie, queste sono situazioni che creano disagio all'interno della nostra squadra, creano disagio all'interno del nostro ambiente e del nostro territorio di tifosi, creano malessere che noi dobbiamo affrontare insieme a tutti gli altri problemi che dobbiamo affrontare, perché come ho spiegato a Knaster, non c'è solo indifferenza, ci sono anche ostacoli da superare. Ribadisco che questo ci ha veramente deluso, offeso, e credo che questo sia una delle ragioni che ci ha portato a isolarci per un po', perché è impossibile pensare di parlare, ma andiamo alla conferenza stampa con chi? A parlare con persone che si inventano le situazioni e che hanno l'arroganza e la poca sensibilità di intervistare i radiati e farsi dare un consiglio di quello che fa il Pisa. Ma noi non abbiamo bisogno di consigli, noi abbiamo bisogno di essere giudicati, ma non abbiamo bisogno di consigli. Ribadivo ancora che siete il cospetto di una società diversa, in una situazione di campionato completamente diversa. Oggi la B non è più la B di 4, 5, 6 anni fa, non è più la B che abbiamo affrontato noi i primi 2 anni, è una B che è più vicina alla A, dove è cambiato il livello di qualità di gioco, dove sono cambiati le società, dove è cambiato le proprietà delle società. 4 delle prime 5 sono di proprietà straniere, come la nostra, la maggioranza o la totalità di queste società straniere che investono, che hanno delle ambizioni importanti, che hanno la possibilità di fare dei programmi di un certo tipo, ma d'altronde è un campionato decisamente più qualitativo, molto più competitivo, non è più difficile, è più competitivo perché ci sono squadre che si sono rese più competitive per la disponibilità maggiore di giocatori che arrivano dalla Serie A, perché l'avvento di tanti giocatori stranieri nelle squadre di Serie A, la crescita di tanti talenti libera molti giocatori, quindi è molto più attrattiva per i media. Mai due piattaforme come Sky e DAZN, ormai è il terzo anno questo che trasmettono contemporaneamente tutte le partite, ci sono investitori importanti. È un campionato molto diverso da quelli di tanti anni fa e molto diverso da quello della C, a cui forse questa piazza era abituata. E quindi devono cambiare delle valutazioni mediatiche,
dobbiamo tutti quanti aggiornarsi per una situazione che è completamente diversa. Quello che si pensava che potesse bastare per reggere la B qualche anno fa è ben diverso, no? Oggi il gioco è fatto di piccoli particolari, l'investimento delle società è fatto in settore tecnico, in strumenti di analisi delle partite, in dietologi, è un calcio diverso, è un calcio più industriale, è un calcio che deve avere anche una chiave di lettura diversa. Io credo che è un'ambizione anche per i media leggerlo in una chiave diversa e non che leggerlo sempre come ricerca di pettegolezzo, di gossip, di scandalo. Qui non è questa la chiave di lettura che aiuta la società, ma che aiuta, perché il media non è che deve aiutare il Pisa, il media deve aiutare chi è vicino al Pisa, chi ama il Pisa, il tifoso, a capire quali sono le ragioni di certe situazioni. Toccato l'argomento media, io adesso entrerei nell'aspetto dello stadio, che è quello che ha originato, direi, tanti malesseri a partire dall'inizio del campionato, con la chiusura della gradinata. Quando venne chiusa la gradinata, devo dire, in settimana successiva il prefetto mi convocò insieme al questore, insieme alle autorità dei vigili, genio civile, il sindaco, per far presente quella che era questa situazione. Erano emerse problematiche strutturali della gradinata e il prefetto dice: siamo stati costretti a chiudere la gradinata, e me l'ha detto con tono di preoccupazione, quindi credo che si è comportata davvero in una maniera di partecipazione a quello che era un danno che stava generando al Pisa Calcio e al pubblico che noi abbiamo ovviato in maniera velocissima, non abbiamo guardato quello che abbiamo pensato ai nostri abbonati di trasferirli in un'altra zona dello stadio, nella tribuna nella fattispecie, quindi rinunciando a vendere biglietti in tribuna. Ahimè, però, la gradinata veniva chiusa, quindi non si potevano vendere altri biglietti. In gradinata sono disponibili biglietti per ogni partita. E il prefetto aveva anche annunciato, alla luce di quello che è successo, noi adesso abbiamo organizzato parte un lavoro di riverifica generale dello stadio e sono anche un po' preoccupata, perché è come quando una persona va a fare un check-up. Quando fa un check-up può alla fine essere contento che non ha malattie, oppure può trovare qualche piccolo problema e deve andare avanti e fare altre visite, altri problemi. Quindi non è da escludere che forse questa capienza possa essere ancora ridotta. E lei me l'ha detto con tono preoccupato, io ho detto: sono molto preoccupato perché sono il presidente del Pisa, ma qui se c'è una persona che deve essere particolarmente preoccupata è quello che è vicino a me, che è il sindaco, è il proprietario dello stadio, mi ha garantito uno stadio con 9.880 posti disponibili. Se questi non ci sono per motivi di negligenza di chi doveva fare dei lavori e non li ha fatti, io dovrò poi chiedere il danno al sindaco, no? Ma l'ho detto in tono hanno fatto ulteriori verifiche e io dico, mi sono un po' preoccupato e l'ho detto al sindaco, ma l'ho detto anche al prefetto, ho detto: ma scusate, avete trovato delle problematiche allo stadio perché noi vi abbiamo invitati allo stadio a darci l'autorizzazione per accendere il tabellone luminoso che abbiamo fatto. Ma se noi non vi chiamavamo per l'autorizzazione del tabellone luminoso, qui i miei spettatori che vengono dalla partita potevano cadere dai gradini? Nessuno ha parlato. Io ho detto: ma scusate, avevate tutta l'estate, perché non avete fatto le verifiche? Ma perché il comune che è proprietario non si è accertato che da settembre ci sarebbe stato uno stadio adeguato alla convenzione che io ho sottoscritto? Nessuno mi ha dato una risposta. Quindi, se noi non chiedevamo la visita per l'autorizzazione dello schermo,
molto probabilmente la gradinata non sarebbe mai stata chiusa, ma molto probabilmente sarebbe stata sempre una gradinata precaria. Giustamente, devo dire giustamente, avremmo dovuto farlo anche noi, però se ci fossimo messi a fare sciopero anche noi, non giocava la squadra, era un peccato, però il tifoso, devo dire, con grande dimostrazione di solidarietà, hanno deciso i tifosi della curva di essere solidali con quelli della gradinata, anche se noi li abbiamo trasferiti in altra parte, e di manifestare la loro protesta. Successivamente poi i tifosi hanno detto: ma ci avevate detto che si poteva aprire il curvino, e quindi se non aprite il curvino, e qui un'ennesima sorpresa, l'amministrazione comunale ha detto: ma sì, ma lo apriamo con piccoli lavori, velocemente apriamo il curvino. E qui per l'ennesima volta diciamo: ma è possibile che il Pisa, che ha investito così tanto, che ha fatto così tanto per questa città e per questa squadra, ogni volta debba essere tradito? Noi 7 anni fa, appena abbiamo approcciato il nuovo investimento per lo stadio, di cui adesso poi parleremo, abbiamo chiesto al comune la possibilità di riaprire il curvino, e ci ha detto: è impossibile, perché ci sono troppi lavori da fare. Al punto tale che quando abbiamo siglato la convenzione abbiamo un documento ufficiale in cui c'è scritto che per aprire il curvino ci voleva 1.800.000 euro, e che quindi il comune non avrebbe affrontato una spesa di 1.800.000 euro per aprire il curvino di 500 posti. Adesso improvvisamente si è scoperto che il curvino si apre facilmente, in modo veloce, spendendo 140.000 euro. Ma scusate, ma se è così, ma perché abbiamo aspettato di aprirla adesso, e per 5 anni, 6 anni mi hanno tenuto senza la disponibilità di 500 posti in curva, dove i posti vengono esauriti con gli abbonamenti? La risposta per il momento non è arrivata. Ma c'è anche qualcosa in più: non è che aumentiamo la capienza, sostituiamo i 500 posti che ci hanno bloccato in gradinata, quindi le nostre capienze sono esattamente diminuite di 500 posti. Se apriamo il curvino saremo di nuovo alla stessa stregua. Io sono curioso di vedere quando si aprirà il curvino, se si aprirà, e qualcuno mi spiegherà perché non è stato fatto prima. Abbiamo visto che un tentativo di spiegazione c'è stato, perché l'assessore La Trofa ha detto che non abbiamo mai preso in considerazione l'apertura del curvino, non abbiamo mai preso in considerazione questi lavori di ristrutturazione perché era imminente lo stadio. Ma lo stadio credo che è stato mai troppo imminente, perché nel momento in cui abbiamo presentato il nuovo progetto e per andare ad autorizzare la variante ci è stato detto che era un progetto che poteva durare dai 36 ai 48 mesi, quindi 36 ai 48 mesi sono 4 anni giustificano certi lavori, anche perché la società Pisa i lavori li ha fatti per cercare di tenere uno stadio decoroso e mettere in condizioni che i nostri ospiti avessero una situazione ambientale di tutto rispetto, per stima nei riguardi della società e anche della città. Questa sala in cui ci troviamo era una sala non certamente in queste condizioni. L'iscrizione alla Serie B ci ha portato a dover fare la sala antidoping, abbiamo dovuto creare la sala VAR, abbiamo creato delle sale hospitality, abbiamo fatto degli investimenti strutturali, ahimè, abbiamo fatto dei grandi investimenti strutturali. Investimenti strutturali che hanno portato alla società a spendere più di 1.000.000 di euro, 1.200.000, non i 100-150.000 euro che ho sentito enunciare dal comune per mettere a posto lo stadio. Noi abbiamo speso 1.000.000 per uno stadio che non è nostro, e alcune di queste spese sono assolutamente strutturali, le abbiamo documentate al comune, quindi noi abbiamo documentato queste spese, e nel momento in cui abbiamo
firmato la convenzione, avevamo già un debito col comune, un credito col comune di circa 750 mila euro, che ci è stato ridotto a 400, perché le voci di spesa comprese nel budget del comune giustificavano solo 400 mila euro. Noi, pur di firmare la convenzione in fretta, che costava di più della società precedente, ma per essere in grado di, avevamo appena vinto il campionato di Serie C, di andare a fare la Serie B, abbiamo accettato questo taglio. Però da quel momento si sono accumulate altre spese, perché noi abbiamo firmato una convenzione dove era prevista una palestra nello stadio, un magazzino nello stadio, una lavanderia nello stadio, e dopo poche settimane queste tre cose ci sono state inibite dai vigili del fuoco, che giustamente hanno fatto il loro mestiere, hanno detto che non erano locali a norma. Lo sono stati per 30 anni, ma si vede che gli altri erano più fortunati, per noi non erano più a norma, e noi abbiamo dovuto sopperire con spese nei locali esterni allo stadio. Naturalmente abbiamo dovuto chiedere il rimborso delle spese al comune, abbiamo fatto delle spese strutturali, delle spese sui bagni, abbiamo fatto delle spese che il comune non era in grado di sostenere, ci ha pregato di anticipare, e noi le abbiamo fatte. Nel momento in cui le spese si accumulavano e non venivano rimborsate, noi, essendo affittuari negli uffici di una società del comune, la Pisamo, abbiamo cominciato a sospendere i pagamenti dell'affitto per verificare se c'era la possibilità di recuperare le nostre spese che avevamo anticipato. Naturalmente noi siamo sempre disponibili. Ci siamo presentati, il sindaco mi ha pregato, poiché erano aziende separate, di onorare velocemente gli affitti che erano rimasti in arretrato, che avremmo regolarizzato le spese documentate nel giro di poche settimane. Eravamo a luglio di 2 anni fa, del 2022, no 21, 21. Noi abbiamo regolarizzato Pisamo, abbiamo pagato quello che dovevamo pagare e abbiamo cominciato a sollecitare il rimborso da parte del comune. Abbiamo fatto 50 mail a oggi, a ieri, forse adesso saranno 51 perché ogni 2 settimane facciamo una mail, non abbiamo mai avuto una risposta. Stiamo in attesa di risposte. Abbiamo un credito che è di oltre 400 mila euro e aspettiamo che questo credito venga saldato. Questo per dire qual è la situazione reale, perché noi siamo voluti non esporci quando abbiamo sentito tutte queste dichiarazioni, abbiamo messo, abbiamo speso, ci doveva fare lo stadio. E allora arriviamo allo stadio. A tre giorni, non 3 mesi, 3 settimane dal nostro arrivo, abbiamo avviato attraverso un consulente il progetto dello stadio, perché era impossibile che una città e una squadra come Pisa non avesse lo stadio. Per cui abbiamo aperto questo progetto, abbiamo investito, e poi chi c'era se lo ricorda, progetti presentati alla Camera di Commercio, l'unione alla Leopolda, chiaramente ostruzioni, no, non si può fare, si toglie il verbo, ma questo fa parte. Abbiamo aperto una progettualità, credo, importante, non abbiamo mai negato l'importanza di uno stadio, abbiamo, pur di accelerare un processo che è durato comunque 3 anni, abbiamo accettato anche una variante che aveva delle caratteristiche molto risicate in termini di ritorno, ma pur di accelerare questa situazione le abbiamo accettate. Purtroppo alla fine del 20 è arrivato il Covid, è arrivata la pandemia, che ha cambiato completamente i rapporti economici di un progetto che stava in piedi a fatica, ma stava in piedi, e in quel momento non sarebbe più stato in piedi. Quindi abbiamo cercato, attraverso altri consulenti, attraverso l'aiuto che in questo caso ci è arrivato dal nuovo socio Knaster, che aveva fatto già attività di questo genere, attraverso un altro consulente
inglese, abbiamo rivisto la progettualità per capire se c'erano le condizioni per rendere economica una cosa che non appariva, non era più sufficiente, quelle caratteristiche, le aree commerciali erano troppo poco, le spese per fare le stesse cose erano triplicate perché era triplicato il ferro, era triplicato l'acciaio, era alla luce di questo abbiamo detto dobbiamo rivedere questa progettualità e quindi noi abbiamo durante l'estate, la scorsa estate, ha accennato all'idea al comune che era stata seguita da altre città, da Udine, Reggio Emilia per il Sassuolo, dall'Atalanta per il proprio stadio, di valutare se c'era l'opportunità di alienare il cespite, quindi di trovare la soluzione dove noi attraverso l'acquisto dello stadio saremmo usciti dalla logica di un bene pubblico, avremmo potuto accelerare e procedere in una maniera diversa e quindi l'idea di questa opportunità di alienare è stata da noi data, la proposta è stata formulata credo a settembre dal sindaco che ha aperto questa ipotesi. A fine gennaio abbiamo scoperto che non era ancora iniziato l'iter della valutazione del cespite, quindi tutto è rimasto fermo, quando invece bisogna essere veloci, valutiamo il cespite, comune ci dice quanto costa e noi valutiamo se è una strada da seguire o se ne dobbiamo trovare un'altra. Sulla capienza del Curvino, l'ho già detto, un lavoro che doveva costare 1,8 milioni previsto nella convenzione, oggi costa poco e si può fare, chiediamo, speriamo che si faccia, siamo convinti che si possa fare, non riusciamo a capire perché non farlo 4-5 anni fa e darci questa opportunità da sfruttare. Sempre a proposito dello stadio, un aneddoto, ma un aneddoto che è importante per capire quello che noi abbiamo trovato a Pisa e che si sarebbe potuto non trovare in altre realtà. Quando noi abbiamo fatto lo spareggio a Trieste, io facevo il giro per lo stadio prima della partita, c'era una certa tensione e per me essere concentrato su altri temi era difficilissimo, ma poiché l'allora mio socio Ricci era molto meno emozionato per le partite più per le altre cose, facendo il giro insieme al presidente della Lega Ghirelli della Serie C, l'azionista di maggioranza o totalitario della Triestina che era un australiano mi pare, si parlava e lui si complimentava di quell'impianto bellissimo e lui dice no ma abbiamo anche un bellissimo centro sportivo, dice ma quanto vi è costato? Non lo so perché l'ha fatto il comune quindi non so quanto ci è costato. Allora Ricci mi dice ma hai sentito l'ha fatto il comune? Gli ho detto il comune molto probabilmente si è messo avanti, era già da 10 anni che l'aveva fatto, perché sa che una struttura sportiva importante può dare lo spazio a investitori importanti. Finita la partita, c'erano molti politici, c'era anche la Trofa, Ricci naturalmente va subito dalla Trofa e dice ma ho sentito qui lo stadio gliel'ha fatto il comune, ma non vi preoccupate, come non vi preoccupate, noi dobbiamo avere 700.000 euro, non ce le vedate, qui addirittura Trieste lo stadio l'ha fatto il comune, questo per dire come certi atteggiamenti verso le infrastrutture sportive a Pisa sono state trattate con direi superficialità, forse la cosa più semplice è dire ma la squadra per 30 anni ha vissuto un po' di situazioni negative, fallimenti, calcio di secondo livello, è vero però non è che Trieste, sì era andata su però ha avuto certe lungimiranze o ci sono o non ci sono. Oggi devo dire noi siamo in attesa che ci venga comunicato se quella strada che era un suggerimento può essere percorsa, noi speriamo di sì perché è fondamentale, se non si fa lo stadio non si può pensare di poter ambire a crescere a livello sportivo perché e qui c'è l'ultimo tema, il tema del centro sportivo che credo sia un tema che noi abbiamo sentito fin dall'inizio, dico ci si allenava a San Piero in una situazione precaria, oggi è una situazione meno precaria perché abbiamo fatto investimenti per
svariate centinaia di migliaia di euro, rimarranno all'università verosimilmente, ma non si poteva non avere una palestra, non si poteva non avere una sala riunione, una sala dove si analizzano i test, dove si analizzano i dati delle partite dei nostri avversari. Oggi il calcio è cambiato, è un calcio molto più sofisticato, è un calcio che si deve basare sui piccoli aspetti. E il centro sportivo era un fatto necessario. Noi abbiamo visitato tante opportunità nei primi anni, siamo stati a San Giuliano, siamo stati a Cascina, abbiamo valutato possibilità di trovare un centro sportivo su cui andare a innestare un lavoro di ristrutturazione. Non abbiamo trovato niente che potesse essere adatto a una società professionistica che ambiva a un obiettivo di Serie A, naturalmente. Poi è arrivata questa opportunità dove abbiamo rilevato un terreno da un nostro creditore, che era un ex presidente precedente del Pisa, e da lì abbiamo avviato la possibilità di costruirlo direttamente. Nel frattempo è arrivato anche il nuovo azionista Knaster, che ha accelerato ulteriormente le cose, perché lui, abituato in altre società, in altri paesi, non poteva neanche immaginare che una società come il Pisa, che stava ottenendo i risultati che otteneva il Pisa, si allenasse nelle condizioni in cui noi ci allenavamo. E quindi il progetto, Knaster è arrivato a gennaio, ad aprile, al 6 aprile del 21, diamo l'incarico ai progettisti di programmare dei tecnici con i vertici del comune questo progetto. I vertici del comune e i tecnici coinvolti prevedono che alla fine di luglio 23 i lavori saranno finiti. Invece poi la burocrazia la immaginavamo, ma cominciano i vari ritardi. L'approvazione della variante, perché naturalmente non l'errore, ma la disponibilità data sulla variante dello stadio non lo volevamo ripetere, volevamo essere certi che tutto quello che serviva a un centro sportivo, dalle camere per dormire, alla palestra, al ristorante, al gabinetto medico, ci fossero tutti. Poi ci sono stati dei ritardi al piano intercomunale, al ricevimento del valore del battente idraulico. Il battente idraulico ha creato un sacco di problemi. Ciononostante tutte queste varianti negative, noi ci siamo assunti tutti i rischi, procedendo alla progettazione con stime di valore che stavano crescendo, ma le abbiamo assunti questi rischi. Siamo arrivati in fondo all'iter procedurale, ci è stato chiesto di consegnare la documentazione finale per essere pronti all'ultima parte delle conferenze, delle risposte entro la metà di dicembre, per andare in consiglio alla metà di febbraio. Noi abbiamo rispettato i tempi, alla metà di dicembre abbiamo portato la documentazione. Per fare questo, per accelerare ulteriormente, perché non volevamo perdere quelle scadenze, abbiamo speso circa 250.000 euro in più di consulenze, perché lo step che ci aveva dato il comune dovesse essere rispettato. Sono passati due mesi dalla consegna di metà dicembre e qualche ufficio del comune ci ha telefonato per delle delucidazioni di quello che avevamo consegnato. Io dico, ma di solito le delucidazioni si chiedono dopo una settimana, se non si vuole perdere tempo, ma le abbiamo date. Poi scopriamo che c'è un ritardo che è causato dal mancato pagamento di un bollettino. Adesso non so se c'è Daniele, non so se è 50 euro o 500 euro. Comunque era un bollettino di 500 euro. Noi diciamo, come? Noi abbiamo pagato sempre tutto. Cerchiamo. Il bollettino ce l'ha ancora l'ufficio comunale, si era dimenticato di consegnarcelo. Quindi siamo andati a prenderlo, l'abbiamo pagato e siamo a posto. Abbiamo visto che purtroppo la giunta, che era quella a cui noi miravamo e ci ha fatto accelerare tutto il processo, spendere più in consulenti, accelerare tutto, metà giugno non è stata fatta. Però a questo punto abbiamo avuto soddisfazione, perché il sindaco ha dichiarato
che il rispetto della data di giugno ci sarà senz'altro, non importa se non è stata fatta la giunta, ma ci sarà la maniera nelle prossime settimane di recuperare. Quindi non c'è stata fatta la giunta 15 giorni fa. Noi crediamo che il sindaco rispetterà queste scadenze, perché questo è un progetto importantissimo, è importante per il Pisa, società calcio, per Pisa, perché è lo specchio di una realtà della città capace di realizzare opere importanti che mai su Pisa sono state realizzate in 35 anni, o in 40, o in 60, o in 100, ma io guardo gli ultimi, da quando il calcio è diventato industriale, e sarà una realtà che sarà capace di attrarre degli investitori di qualsiasi settore, da quelli che dovranno lavorare sul settore a quelli che attraverso questo implementeranno. Ecco, questi sono i fatti oggettivi, ve li ho voluti elencare con dovizia di particolare che me la son segnata, qualche piccolo particolare mi sarà sfuggito sulle scadenze, sulle cifre, ma non più di tanto. Ho voluto dirle perché troppe chiacchiere, troppe parole, troppe scariche di responsabilità, noi abbiamo speso, lo stadio non è più stato fatto, hanno cambiato programmi. Certo, abbiamo cambiato programmi, sì, perché avevamo provato una variante che non poteva stare in piedi e noi dobbiamo dare continuità, non azzerare, anche perché quell'ipotesi di stadio, tra le altre cose, veniva fatta in compartecipazione con il comune, che conferendo lo stadio sarebbe stato un nostro socio. Con quel tipo di variante, con quei costi, il povero comune avrebbe avuto non delle marginalità, ma delle perdite costanti, quindi non solo la società ma anche il comune. Quindi è una cosa che era normale, se non fosse successa la pandemia si accettava di essere risicati, ma contavamo su altre opportunità che noi come imprenditori avremmo saputo creare, ma alla luce di costi addizionali e spazi che non erano più sufficienti per quello che il post-Covid poteva chiedere e per quello che noi dovevamo avere in funzione di un centro sportivo che sarà a pochi metri, pochi chilometri da qua, non è Gagno, non è così distante. Quindi questa è la situazione. Io credo di avervi detto questo perché era quello che serviva dire in una situazione, in un contesto che troppe parole, troppe chiacchiere, troppe illazioni, troppi pettegolezzi, e non ci siamo mai sentiti un sostegno di qualcuno che andava a analizzare quello che di positivo era stato fatto e che assolutamente non era mai stato fatto prima a Pisa. Noi non vogliamo delle riconoscenze particolari, volevamo avere l'opportunità di precisare che siamo persone che lavorano in una certa maniera, che fanno dei programmi al di là di quello che può sembrare sia propedeutico al momento storico. Noi facciamo programmi, abbiamo una serenità ambientale e una sintonia assoluta nella proprietà ma nel comparto, quindi non abbiamo problemi di nessuna sorta. Il silenzio è stato fatto perché volevamo protestare anche noi verso una situazione ambientale che non era quella che meritavamo. Adesso è un ultimo messaggio che chiaramente qui io sono con voi, ma questo è un messaggio che io invece mando ai nostri tifosi, ai tifosi della curva. Io ho imparato a conoscerli in questi anni perché in più di una circostanza li ho incontrati, ho partecipato a degli eventi, alle feste che fanno d'estate al MAU, quindi ho conosciuto persone rigorose, ho conosciuto persone attaccate alla propria squadra, che hanno delle ragioni di comportamento, che hanno una rigorosità di comportamento, quindi io ho apprezzato la loro coerenza sempre. Posso anche dire, lo dico con trasparenza, che abbiamo parlato di queste cose l'altra settimana quando è arrivato Alex, che chiaramente vede la curva vuota, vede i fuochi d'artificio durante una partita, no? E lui, come me, perché poi io lo aiuto a comprendere meglio il paese, la realtà, lui dice come me, dice io comprendo le ragioni delle proteste dei tifosi, no? Degli ultras, perché hanno le loro ragioni, casualmente hanno le stesse nostre ragioni,
hanno le stesse nostre ragioni, perché vengono danneggiati loro e noi veniamo danneggiati alla stessa maniera e un pochettino di più, perché perdiamo il loro sostegno. E quindi lui mi dice: però non venire allo stadio fa un danno a noi addirittura superiore a quello che già insieme abbiamo, e lo fa anche a quella che loro chiamano la loro squadra, ma è la loro squadra che veste i colori della città, è la loro squadra. E in tutto questo contesto, in quello che io vi ho detto oggi, ma che credo che chi, perché poi piccola chiosa, io non è che sto in ufficio solo, vado anche in giro e fortunatamente incontro le persone, e fortunatamente le persone che incontro mi dicono cose che sono quelle che dicono le persone che interpretano certe situazioni, che magari mi sarebbe piaciuto leggerle anche sui giornali, ma però mi fa anche piacere sentirle dire dalle persone, e sono tante, o almeno forse sono tutte quelle che incontro, quelle che incontro io. E quindi, ma quindi dicevo, e sicuramente in tutto questo contesto non si può dire che questa società non di cose non ne abbia fatto e le stia facendo addirittura oltre il possibile per come stanno le cose in questo momento. Ma noi, per realizzare le nostre cose, abbiamo bisogno dello stadio, ma non lo stadio fisico, lo stadio che noi conosciamo, che quello che io vi ho detto all'inizio era forse l'unico motivo che ci spingeva a fare questo investimento all'epoca. Allora non c'era Gnasta, c'ero io e Ricci, perché non avevamo lo stadio, non avevamo il centro sportivo, non c'erano giocatori, non c'era squadra, non c'era settore giovanile, avevamo quattro giocatori, quattro squadre di settore giovanile. Oggi abbiamo tutti i giocatori di proprietà, sette giocatori che fanno parte del nazionale, cinque che andranno agli europei. Abbiamo una solidità che chi è felice di essere tifoso del Pisa guarda avanti. E allora dicevo, questo stadio per quello che era il contenuto era il motivo del nostro investimento. Noi abbiamo bisogno che questi fattori vincenti che abbiamo sempre avuto, che erano il fattore campo, era il clima di soggezione che lo stadio creava agli avversari e il calore che esprimeva il tifo, ritornino a esserlo. E riteniamo, e qui lo dico, non riteniamo poi più giusto che chi non ha colpe, come la società, debba pagare anche le colpe degli altri. Questo è quanto noi immaginiamo. Se però, qui c'è un però, se però invece il problema dovessimo essere noi, dovesse essere la nostra compagine imprenditoriale, manageriale, che non rappresentiamo più quello che i tifosi desiderano, la soluzione è semplice, è semplicissima. Noi ci facciamo da parte e il problema è risolto. Se quello che noi stiamo facendo per Pisa non è sufficiente o non è più sufficiente e non piace abbastanza, ci sono alternative per loro e per noi. Molte città, molti territori, molti comuni da 3-4 anni ci sollecitano, ci corteggiano anche costantemente. Quindi noi possiamo iniziare un progetto da un'altra parte, con le nostre idee, le nostre strategie, il nostro comportamento, con quello che siamo, dove magari poter essere apprezzati per il nostro stile di lavoro. E i tifosi avere quello che meglio soddisfa le loro esigenze. Se così però non è, e noi siamo ancora quelli che loro desiderano, ci devono dare una mano, ma non a sostenerci solo, a rimuovere i danni che altri causano a noi. Ci diano una mano a rimuovere questi danni anche. Questo è l'ultimo messaggio che io voglio lasciare. Se il problema siamo noi, ci mettiamo da parte. Se non siamo noi, bisogna che ci diano una mano, ma non solo a sostenere la squadra, ma che ritornano a essere quelli che per noi erano valore aggiunto e che aiutino noi a risolvere i problemi che altri ci creano. Ho finito.
Allora, se ci sono domande c'è Claudio con il microfono. Come vi ho detto prima, non abbiamo moltissimo tempo perché siamo già andati lunghi. Andrea chiamato, Michele Bufalino e poi Andrea chiamato, scusami Michele. No, figurati, tanto non ci si vede. Buongiorno Presidente, no, ma in realtà è solo un chiarimento per sapere, no? Oggi ha spiegato molto precisamente alcune ragioni, no? Ecco, volevo sapere, ma cosa l'ha portata a spiegarlo oggi, magari in altre occasioni, per esempio a non spiegare nel dettaglio alcuni problemi che avevate avuto, ecco, perché oggi e magari alcune cose che ci ha detto che erano da un anno o due anni, no? Era magari per un discorso di rapporti anche con istituzioni o con altri, cosa l'ha portata solo ora magari a fare queste analisi così approfondite? Ah, perché quando uno lavora in compartecipazione con altri, diciamo che si risolvono i problemi, ci sono problemi, si risolvono, e l'abbiamo fatto perché solo recentemente abbiamo visto una serie di dichiarazioni da parte del comune dove abbiamo investito, non fanno lo stadio, il Curvino non l'abbiamo fatto, abbiamo risposto perché altri hanno parlato prima di noi abbiamo dato risposte a chi ha comunicato cose che non erano tra l'altro vere, quindi a quel punto lì noi abbiamo precisato. A noi non interessava precisare queste cose perché comunque si sa, no, come funziona. A parte che alcune cose le sapete benissimo, che noi siamo venuti via dagli uffici di un certo tipo, che all'inizio qualche sciacallo ci è volato attorno, ma queste le sapete perché più di una volta io l'ho dette. Queste situazioni che riguardano specificatamente stadio, centro sportivo, Curvino, credo che sono emerse negli ultimi 50 giorni e finito un silenzio stampa abbiamo detto adesso precisiamo i motivi per cui siamo incazzati. Ok, avevo l'ultima, la seconda. Vai. No, certo, è stato molto chiaro anche qui. Ecco, però riguardo al silenzio e magari su qualche cosa che può aver alimentato qualche pettegolezzo, ecco, non ritiene che magari una maggiore chiarezza o magari un appuntamento in più anche da parte sua, no, potesse, o un dialogo magari un po' più intenso, no, intensivo, più quotidiano, avrebbe potuto magari evitare certe situazioni? Per esempio, penso a un'ultima stupidaggine. Le faccio un esempio quotidiano o comunque intensivo anche con la stampa, dico. Faccio un esempio, no? Aquilani, c'è stata una fake news che poi ovviamente abbiamo verificato fosse una fake news. Per esempio io mi sono ritrovato a vedere tutti i filmati di Sky. Per due giorni in città si parlava che lui avesse mandato a quel paese i tifosi e non era vero. Però ecco, fosse stata la possibilità di Aquilani di parlare, poteva anche essere lui in prima persona a evitare. Ecco, qualche volta non è facile anche per chi sta da questa parte riuscire a contrastare notizie che arrivano, perché non c'è un filtro, perché non c'è la possibilità di interloquire molto spesso, e questa è una realtà altrettanto. Ma dopo 7 anni non avete ancora conosciuto la società? Ma la società quando ha delle notizie ve le dà, Se non le dà vuol dire che non ci sono notizie, sono falsità. Buongiorno Presidente, senta, mi interessava chiarire due punti. Lei ha parlato molto dettagliatamente anche del percorso fatto su, scusi mi alzo così mi vede, fatto sullo stadio. Da oggi in poi qual è la vostra idea? Così chiariamo anche qui, nel senso, no, dico, sono cambiate tante cose. Ora, scusi, ma lei si è appisolato? No, non mi sono appisolato. No, chiedo un po' più di. No, chiedo un po'. No, ma le chiedo. Stiamo aspettando che ci dicano quanto, cioè, vale lo stadio, no? Sì, ho capito, se lei, però. Se lei vuole comprare un appartamento, certo, e non gli dicono quanto costa, come fa a comprarlo? Deve andare a comprare un altro in un'altra parte, no? Ho capito. Ma io glielo. No, questo l'ho capito. Le ho chiedo. Detto che a settembre è venuta fuori questa ipotesi. Adesso siamo a febbraio, sappiamo che non hanno ancora cominciato l'iter per capire quanto vale. Vabbè, cioè, però siamo in attesa, no? Cosa possiamo fare? Ma noi dobbiamo trovare una soluzione alternativa, Perché? Appunto, questo le sto chiedendo, Presidente. Stiamo valutando. Non si deve arrabbiare, io sto facendo. Non mi arrabbio perché sono seccato un po', no? Sì. Ma non con lei. Sì, no. Perché la faccenda che. Magari poi retrocediamo, ma
potremmo andare in Serie A, perché tutto è ancora possibile. E non possiamo andare in Serie A. Siamo peggio dell'Ecco, non veniamo iscritti alla Serie A. Quindi noi non stiamo con le mani in mano, stiamo cercando di trovare delle soluzioni perché dove il Pesa può andare, da dove fare in fretta per fare qualcosa di temporaneo, magari. Anche per la Serie B. Ma sono arrivate delle disposizioni che se non si mettono 2-3 milioni di euro non si fa neanche più la Serie B. Ragazzi. Scusate, sì. Dobbiamo regolare questa cosa. Sì, vabbè. Allora. No, però scusi, io non è che volevo fare. Io credevo di essere stato chiaro. No, ci ho messo un'ora e un quarto a fare le cose che dovevo fare, però, 40 minuti, ho voluto entrare nel dettaglio. Ancora più chiaro. Sì, Paolo Sardelli, David Biucci, poi andiamo a chiudere. Buongiorno Presidente. Ho voluto essere chiaro proprio perché siete tanti, poi le domande, per cercare di esaurire quasi tutte le. Poi se qualcosa non è stato chiaro, in questo caso vedo che Chiavacci non aveva. È chiaro che noi siamo in questo momento in attesa che ci dicano. Però si vede che interessa solo noi il calcio. Qualcuno non pensa che a luglio potremmo trovarci in una situazione. No. Invece mi interessa perché se no. A noi sì, a me sì, anche a lei naturalmente scrive di calcio. Non succederà, ma anche la Serie B diventa un problema, perché quest'anno siamo stati impiccati fino all'ultimo per la questione dell'impianto di luce. Esatto, abbiamo tremato di non poterci iscrivere e non si scherza più adesso, perché sono diventate regole. Se non hai la struttura, io l'altro giorno in Lega ho detto che la Lega deve dire se uno non ha lo stadio di proprietà con certe caratteristiche non può iscriversi in campionato. Lo fa e poi ha solo 10 persone, perché magari ci sono squadre che non ci va nessuno a vedere, decide di non fare più calcio. Però come possiamo andare avanti in questa maniera? Paolo Sardelli, David Giucci, poi se terminata la conferenza hai bisogno di elucidazioni, siamo a vostra disposizione. Sì. Prego, Paolo, e poi David Giucci. Buongiorno Presidente, e proprio a proposito di questo mi ha un po' anticipato sulla domanda che le volevo fare. Appunto, lei ha parlato di soluzioni alternative nel caso di ulteriori lungaggini burocratiche. Io le volevo chiedere appunto se avevate mai pensato magari a individuare anche un altro posto. Capisco la situazione strategica dell'Arena Garibaldi. Dice così, magari ha già sentito. Perché No, giuro di no. E appunto, se avete individuato un altro posto dove poter costruire da zero uno stadio che magari sarebbe più veloce e porterebbe anche più risparmio. Noi siamo. Voi in 7 anni ci avete conosciuti, no? Noi siamo coerenti, abbiamo rispetto di quello che facciamo, della città, della gente. Per cui il nostro obiettivo è avere lo stadio a Pisa, no? Però Cagliari è un esempio. In 4 mesi si può fare uno stadio temporaneo. Si può fare uno stadio temporaneo, intanto si può costruire, costa anche meno, perché se tu mentre vai da un'altra parte e costruisci fai più freddo e quindi ti spendi meno. Quindi noi stiamo pensando, ma stiamo mica con le mani in mano, perché alla fine poi il tifoso piange perché non può fare una cosa, perché perde, ma noi ci perdiamo anche i soldi. Sì, buongiorno Presidente. Lei prima ha parlato, ha detto siamo parzialmente soddisfatti parlando di questa stagione, credo riassumendo un po' tutti gli aspetti, squadra, il discorso dello stadio, il comune, i tifosi. In questi mesi che mancano, cosa si aspetta per arrivare la società, per arrivare a essere pienamente soddisfatta? No, però io forse lì ho fatto un po' di confusione, ho detto se noi possiamo essere parzialmente soddisfatti, l'ambiente deve essere super soddisfatto, perché i risultati che sta facendo Pisa fanno parte di un ciclo di. Quindi io ho detto se noi possiamo essere quello che ci aspettiamo in termini sportivi, di poter recuperare quegli ultimi ammalati che possono darci anche se poi ne perdiamo uno e ne conquistiamo un altro, che domani operano, dopodomani operano Barberis, quindi i legamenti, quindi sarà 7-8 mesi o 9 mesi anche lui fuori dalle possibilità. Quindi sotto l'aspetto ci aspettiamo che questa crescita costante che vediamo nella fluidità della capacità di avere cambiato l'approccio al campo, perché
magari voi non ve ne rendete conto, questo è un momento, però noi vediamo giocatori che rispetto a settembre, non vediamo la squadra, vediamo i singoli, sono migliorati tecnicamente perché hanno preso dimestichezza nel fare certe cose. E poi ci aspettiamo quello che ci è mancato, perché cosa ci è mancato? Noi ci è mancato il pubblico. No, se noi avessimo il rendimento di fuori casa, non di più come di solito, avremmo 6 punti in più, li ho fatti 20 contro 14, qualche piccolo inghippo di sfortuna, di nostra precarietà, perché quando tu perdi 7 partite negli ultimi minuti e ne fai 8 in inferiorità numerica, vuol dire che eccedi nell'agonismo, sbagli nelle riflessioni. Allora, qualche roba così, avremo 45-46 punti. Se noi prendiamo questo andazzo, può darsi che finiamo. Quindi mi aspetto quello. Oggi a noi quello che manca è il pubblico. Perché credetemi, giocare in una situazione ambientale fredda, dove senti il brusio, dove la gente esaspera anche cose che accetterebbe in una situazione diversa, è quello che ci manca. L'ultimissimo Parliamo anche di campo, voglio chiederle da venerdì, vi anticipo che ci sarà ancora qualcosa, ritorna, riproviamo a fare tutto come prima, quindi non voglio togliere. Volevo chiedere, nel senso che di campo non voglio togliere lo spazio al nostro. Volevo ambito. Solamente chiederle se lei a questo punto della stagione si aspettava questa classifica o con la rosa e con la scelta di un nuovo progetto si aspettava qualcosina in più. Beh, però anche lei si è distratto, no? Se ho detto noi potremmo anche non essere soddisfatti, vuol dire che noi come ambizione volevamo avere più punti, è normale. Poi se noi possiamo permetterci di non essere soddisfatti, io credo che chi sta attorno al Pisa e ama il Pisa invece deve essere comunque soddisfatto, perché quello che sta avendo è sicuramente qualcosa che non aveva mai provato. Quindi emanciparsi troppo, diventare con la puzza sotto il naso, troppo in fretta, addirittura andare a cercare il pelo nell'uovo in situazioni come questa, mi sembra esasperato. Poi noi ci aspettavamo certamente di non avere tutti questi infortuni, di avere che nella prima partita quelli che sono stati i migliori in campo dopo due domeniche erano tutti e due all'ospedale, chiaramente ci aspettavamo cose diverse. Poi quando cambi gli attori, cambi il regista, cambi tutto quello che devi cambiare perché vuoi aprire un percorso nuovo, abbiamo trovato il peggior momento per aprire questo percorso, perché ahimè abbiamo fatto due partite, la prima col Parma abbiamo giocato in 8 uomini, in un uomo in meno, qui abbiamo perso il 93esimo, dall'altra partita è venuto il crollo della gradinata e abbiamo cominciato ad avere un ambiente che non era l'ambiente a cui il Pisa è abituato. Quindi ci sono dei giocatori che sono arrivati per la prima volta quest'anno a Pisa, lo stesso allenatore, che sono venuti a Pisa sentendo parlare del clima dello stadio di Pisa, non lo conoscono ancora. Grazie a tutti.